Salve a tutti ragazzi e bentornati su Questo sul Server. Finalmente si parla di Overwatch, perché abbiamo visto l'alfa, abbiamo visto la beta, ma adesso il gioco è uscito e ne possiamo parlare. Bene, Blizzard non fa uscire un gioco all'anno, ok? Non è così che funziona questa casa, ma state pur certi che quando viene fuori un gioco Blizzard è un gioco studiato e curato per avere il maggior successo possibile. Sono infallibili. Non abbiamo mai trattato troppa roba di Blizzard, in effetti. Non abbiamo mai parlato in modo approfondito di WoW, non abbiamo mai parlato in modo approfondito di Hearthstone, anche se mi piace un casino. Però questa volta, dato che gli FPS noi li amiamo, lo sapete tutti, abbiamo voluto in qualche modo spingersi oltre e quindi andare a spiegarvi un po' come funziona questo Overwatch. Anche perché Blizzard finora si è sempre mossa in territori più o meno limitrofi a quello che è il suo core principale. Insomma, Hearthstone è in qualche modo connesso a quell'universo che è poi World of Warcraft, mentre con Overwatch decide di sradicare tutto ciò che è la tradizione Blizzard per approdare a qualcosa che non era mai stato fatto per questa azienda, ovvero una sorta di FPS con caratteristiche che prendono spunto praticamente dappertutto, da tutto il panorama attuale dei videogiochi e soprattutto dai videogiochi più amati. Sì, ovviamente non stiamo parlando dei personaggi, delle mappe, delle cose che ci sono nel mondo Blizzard, è tutto l'universo fatto di personaggi che bene o male si utilizzano un po' in tutte le situazioni. Qui si parla di un FPS e la Blizzard non ha mai fatto un FPS, quindi noi eravamo lì per dire: boh, la fa la cazzata, ecco qua, Blizzard non ha mai fatto una cazzata, bam, adesso la spara grossa. E quando abbiamo visto il primo trailer, o perlomeno il primo teaser su questo Overwatch, il pensiero è stato: mamma mia, sto gioco è fin troppo derivativo, sembra di guardare un Team Fortress pompato con delle caratteristiche da MOBA. E la cosa bella è che non avevamo assolutamente torto, anzi avevamo pienamente ragione. Che cos'è questo Overwatch? È un FPS, sì, ma a MOBA, nel senso che prende in qualche modo le abilità che sono presenti nei MOBA, tant'è che con Q e ovviamente avete le abilità speciali oppure con la Shift. E effettivamente è una tipologia di gioco che sta prendendo piede nell'ultimo periodo. Abbiamo scoperto, pare che si chiamino FPS Hero. Io adesso non lo so perché potrebbero cambiare i nomi, però FPS Hero in effetti racchiude questa tipologia. Perché si tratta di un FPS, ma più che essere basato sul tatticismo di squadra puro e semplice, più che essere basato sul loadout, sulle armi che stai utilizzando, è un gioco che si basa tantissimo sull'eroe che andiamo a scegliere. Il nostro personaggio rappresenta in effetti un microcosmo che dobbiamo imparare a conoscere alla perfezione per essere infallibili nell'attacco e per dare supporto alla nostra squadra. Tutto ciò è sostanzialmente un MOBA con una componente molto più action, in cui gli attacchi non si limitano semplicemente all'esecuzione di un tasto, ma hanno un timing in tempo reale con un aim in tempo reale. Insomma, qualcosa che unisce due generi che secondo noi funzionano per diversi aspetti. Prima di passare alle modalità, diciamo che alla fine c'è il voto, perché abbiamo deciso di inserire questa votazione all'interno di tutte le nostre nuove recensioni. Quindi con i lati positivi, i lati negativi, ci sarà anche la votazione. Quindi arrivate fino alla fine per vedere. Bene, modalità. Ci sono le solite modalità che siamo abituati a vedere, che abbiamo visto spesso in Team Fortress 2, ad esempio. Vabbè, la modalità Deathmatch è fino a quello. La si usa dappertutto. Payloads, ovvero il trasporto del carico dal punto A al punto B, e questa è proprio una modalità presa e trasportata. La Team Fortress. La modalità conquista, che ormai siamo sicurissimi di aver visto dappertutto, una modalità mista tra conquista e payloads, e poi c'è la modalità rissa, che prende piene mani dal mondo di Hearthstone in qualche modo. Perché? Perché cosa succede in questa modalità? Si fanno diverse sfide. Potrebbero esserci le bot, perché giustamente cambia di volta in volta, di settimana in settimana, ed è questa una cosa che non abbiamo mai visto in un FPS. Molto interessante, ed è una cosa varia, perché sostanzialmente anche quando hai esplorato tutte le modalità, quando ti sei rotto le palle, c'è sempre la sorpresina che cambia, c'è qualcosa di nuovo che puoi continuare a vedere. Insomma, il fatto poi che il gioco offra già di per sé un impianto così solido, secondo noi gli dà una durabilità.
veramente ampissima, siamo ai livelli di un Counter Strike, secondo me potrebbe essere un gioco molto competitivo alla lunga, ma quando i giocatori si renderanno conto di quanto è valido, siamo sicuri che avrà il successo anche agonistico che merita. Graficamente il titolo secondo noi è uno dei punti più alti di questa generazione, non in quanto a potenza, perché non so, qualità delle ombre, particellari, qualità delle texture, nulla di nuovo sotto il sole, è un gioco graficamente bello, pulito, ma la cura con cui è stato realizzato sul fronte artistico e soprattutto sul fronte del character design, secondo noi, non ha pari. No, assolutamente no, perché direte voi? Beh, basta guardare i modelli. Ogni modello è un universo a sé, ogni modello esprime delle cazzo di emozioni. Anche nelle animazioni, poche animazioni, ma sono strutturate al meglio. E non solo, Blizzard ha fatto un pensiero molto molto furbo. Perché? Cosa hanno fatto? Hanno detto, ok, i personaggi li buttiamo in gioco, ma gli diamo un background. Come glielo diamo questo background però? Come ha fatto Valve con Team Fortress 2, attraverso dei bellissimi corti realizzati magistralmente. Stiamo parlando di una qualità nella fattura che sfiora quella della Pixar, ragazzi. Sono veramente dei corti bellissimi, andateli a recuperare, anche perché un gioco del genere ha bisogno di una cosa come questi corti, perché ti fa affezionare i personaggi che utilizzi, te li fa amare ancora di più, oltre quello che è l'aspetto fisico accattivante e le caratteristiche in gioco. Secondo noi l'ennesima mossa azzeccata in questo gioco. Altra mossa azzeccata, ma questa volta di marketing, e soprattutto una mossa azzeccata per quello che potrebbe essere il futuro agonistico di Overwatch, è il fatto di non inserire sbloccabili funzionali all'interno di questo titolo. Esattamente come funziona in un MOBA, no? Un MOBA tradizionale, dove gli sbloccabili solitamente riguardano il vestiario, piuttosto che poca roba di più, insomma. Ho detto, ok, diamo queste casse che sbloccano i spray, sbloccano dei vestiti, sbloccano un punteggio aggiuntivo che ti fa sbloccare magari delle animazioni, delle cose particolari che ti fanno capire che tu sei sgravo a prescindere, che magari hai giocato 100 partite per arrivare ad avere quel determinato vestito. Ma a livello funzionale non cambia nulla, potresti aprire un account domani ed essere forte quanto uno che gioca da 16 mesi, è una cosa che nemmeno in Doom, ricordate Doom? È un gioco classico, neanche in Doom il multiplayer è strutturato così, quindi ancora una volta complimenti per la volontà di lanciare questo titolo di diritto nel mondo dell'agonismo videoludico, è la stessa cosa che fece Team Fortress con i beneamati cappelli, ok? È la cosa che vorremmo facesse Battlefield 1. Ad ogni modo, abbiamo parlato di tutto l'universo di gioco, mancano però le mappe, perché delle mappe non abbiamo ancora accennato nulla. Ed in effetti l'unica cosa importante da conoscere in questo gioco, oltre ovviamente ai personaggi, sono le mappe, perché le mappe sono fantastiche, punto numero uno. Punto numero due, ovviamente ci sono degli spot un po' più bastardi, ci sono pochi punti ciechi, però bisogna impararli. E se un giocatore inesperto ha potenzialmente le stesse chance di riuscita di un giocatore che ci ha perso la vita su Overwatch, è anche vero che un giocatore che conosce le mappe è mostruosamente avvantaggiato. Vedete, negli altri FPS funziona così. Sei mostruosamente avvantaggiato perché giochi da tanto tempo e hai sbloccato le armine del cazzo. Sei mostruosamente avvantaggiato perché conosci le mappe. Chi entra in partita per la prima volta, che fine fa? La fine del sorcio. Esattamente, schiatta in modo brutto perché giustamente non conosce determinati angoli, non conosce determinati spot, ma questo è tipico di ogni FPS. Detto questo, che si rispetti poi perché ci sono FPS ed FPS, detto questo parliamo del bilanciamento dei personaggi. Perché è vero che esistono delle classi ben specifiche, però i personaggi sono tutti diversi e tutti a modo proprio bilanciati. Sì, anche se finora questa recensione, anzi questo elogio a sei mani a Overwatch potrebbe esservi sembrata un'esagerazione, ma non ci avete trovato difetti? Forse un difetto c'è, ci sono dei personaggi che sono veramente poco utilizzati, poco carismatici? Poco utili in gioco? Abilità poco accattivanti? Non lo sappiamo, sta di fatto che neanche noi li utilizziamo.
Esatto, questa è una cosa strana perché ovviamente vanno anche a simpatia, cioè nel senso tu magari ti trovi a giocare per la prima volta con un personaggio perché? Perché fa parte di quella classe, sì, ma perché ti piace, perché ti ispira simpatia, ti ispira qualcosa. E ci sono dei personaggi che magari non piacciono a tutti e ovviamente vengono utilizzati di meno, ma nel contesto di squadra, nel contesto di team, che cosa succede? Che magari sono indispensabili, ad esempio ci sono molti healer, molti curatori che vengono tralasciati anche se sono esageratamente buoni nel contesto della squadra, potrebbero fare un fracco di punti, però gli healer nel mondo sono meno di quelli che vogliono attaccare e sparare in testa alle persone. Esatto, infatti non nego che il primo personaggio che ho provato su questo Overwatch sia stato Hanzo. E poi mi sono innamorato di quel personaggio perché in un mare di gente che ha dei fucili super futuristici, tu che usi l'arco sei per forza di cose un figlio di puttana badass. E quindi mi piaci a prescindere. Insomma, è un gioco particolare. Questo è veramente l'unico difetto che siamo riusciti a trovare, perché la disposizione dei suoni, il frame rate, è tutto granitico, funziona tutto talmente bene che trovarci un difetto potrebbe essere solo la forte carica di elementi derivati da altri giochi, questo sì, l'abbiamo detto all'inizio, e il fatto che magari ci siano delle classi meno affascinanti o dei personaggi meno affascinanti e che quindi si vedano molto poco in gioco. Ma siamo arrivati alle conclusioni, l'avete capito, quindi anche delle parti negative, ed in effetti delle parti negative, se andiamo a ben vedere, sono poco accattivanti queste parti negative. Anzi, forse l'unica vera pecca che ha questo gioco è nel prezzo, perché il prezzo è di 60€ ed è proibitivo assolutamente per molti magari, e poi all'interno ci sono anche questi sbloccabili, perché le casse si possono eventualmente anche acquistare. Quindi questo è un modo per dire a Blizzard: ok, vi diamo il gioco a 60€, poi per noi, se ci date dei contentini per mandare avanti la baracca, noi siamo contenti così. 60€ sono parecchi, secondo noi un po' meno non avrebbe guastato, ma il gioco è granito, è marmo. I personaggi, l'abbiamo detto, anche se ci sono quelli meno affascinanti, sono tutti ben caratterizzati e tutti utili nel contesto di una squadra. E nella squadra, se utilizzate un team, se vi fate il team e poi andate contro altre squadre online, il bilanciamento si vede e si sente, nel senso che sarà molto difficile andare contro team avversari ben strutturati, mentre magari all'interno del contesto di una partita può capitare che si sia un po' sbilanciati, magari capitate con gente che è alle prime armi oppure sta facendo giocare l'amico. È normale che succeda così. Può succedere, ma è un problema che nessun FPS risolverà mai, perché dipende sostanzialmente dai giocatori. Quindi, secondo noi, questo Overwatch, per questi piccoli problemi del cavolo, si merita un voto pieno UDSS con lode. E guardateci in faccia quando ve lo diciamo: non morirà tanto presto questo Overwatch. Abbiamo sentito fin troppi titoli ultra acclamati i cui server hanno dichiarato forfè neanche 6 mesi dopo l'uscita del titolo. True story, purtroppo. Mentre questo Overwatch, secondo noi, entrerà a far parte non solo della storia dei videogiochi di questo periodo, ma dell'immaginario collettivo dei videogiocatori. Si parlerà del culo di Tracer ancora per 20-25 anni.